Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Ritorniamo con il bar di Don Chisciotte dopo la pausa estiva e ritorniamo parlando di un argomento che è all'ordine del giorno ed è un argomento che a noi è particolarmente caro. Il pretesto lo prendiamo dal famoso report di cui hanno parlato tutti di Mario Draghi relativo al futuro dell'Europa, l'agonia dell'Europa e i suoi destini, e di questo parleremo tra di noi. Oggi in particolare, graditissimo ospite, Gilberto Trombetta, e sapete che questo è uno degli argomenti sui quali lui spinge di più e a cui tiene di più. Giulio, facciamo una brevissima panoramica di quelli che sono stati i titoli delle maggiori testate, diciamo, online, per capire di cosa parliamo. Ecco, Fatto Quotidiano titola e parla di questa unione più stretta, e io, ahimè, quando leggo queste cose temo sempre ad ulteriori perdite di sovranità, no? Rispetto a quelle che sono le volontà egemoniche di queste persone. Ingenti investimenti in difesa, benissimo, tecnologia per l'UE, altrimenti la lenta agonia. Ecco, le domande che ci potremmo fare è: ma chi ha comandato finora in Europa non si è accorto che si andava in questa direzione? Bene, ce lo chiediamo. Insomma, doppio piano marcia, grandi investimenti, 800 miliardi all'anno. Andiamo pure avanti, guarda Giulia, perché è una carrellata, ma sicuramente tutti voi conoscete, insomma, no? Draghi era uno che già nel 2014, insomma, era noto per le sue politiche per salvare l'euro, però, insomma, era chiaro che probabilmente questo salvataggio sarebbe stato a scapito di qualcuno, e guarda caso forse dei ceti più deboli o dei ceti popolari. Andiamo pure avanti, perché rispetto al discorso legato, se me lo puoi ingrandire un attimo così vediamo, c'è una frase, se non sbaglio, aspetta che cambio pure gli occhiali, che secondo me è molto interessante. Allora, le decisioni UE siano prese di più a maggioranza qualificata, spesso ostacoli del voto all'unanimità. Ecco, io sono abbastanza terrificata da questa frase, perché anche la spinta verso le maggioranze qualificate, a mio avviso, determinano una mancanza, una carenza, insomma una volontà di eliminare le parti più democratiche o quello che resta di democratico in questa UE. Quindi abbiamo detto: facciamo un bel debito comune. Questa è un'altra delle scosse, cosiddette scosse di Draghi, e anche qui mi piacerebbe capire che cosa può significare in termini concreti questo debito comune, e rabbrividisco. E comunque si comincia e si continua a parlare di declino, no? Ecco, viene in soccorso Mattarella con questo richiamo, integrazione da completare, che cosa significa? Ecco, forse noi lo sappiamo tutti, ma adesso ne parleremo meglio. O la UE crolla. Ragazzi, ma se questa UE crolla, forse due domande bisognerà pur farsele. E allora, grazie, credo che questa fosse l'ultima immagine che volevo condividere un po' con voi per aprire l'argomento. E a questo punto, chi meglio di Gilberto ci può dire che cosa pensa di tutte queste belle osservazioni e cose che abbiamo letto in questi giorni? A te, Gilberto, grazie. Innanzitutto grazie a voi per l'invito, mi fa veramente molto piacere essere qua con voi. E, allora, siamo molto brevi. È un piano, dal mio punto di vista, ovviamente, il report di Draghi è un piano anacronistico, ipocrita e irrealizzabile, non per forza in quest'ordine. Anacronistico perché l'Unione Europea non è più neonata, ha 32 anni sulle spalle, non sono pochissimi, e sono 32 anni di fallimenti, di prevedibili, inevitabili fallimenti. Quindi dopo 32 anni di fallimenti è ovvio che l'Unione Europea non va rinforzata, va disgregata, va smantellata, per questo è anacronistico. È ipocrita perché nella parte iniziale Mario Draghi fa una bellissima e condivisibilissima analisi di tutto quello che non funziona nell'Unione Europea, di tutto quello che ha frenato la crescita dell'Unione Europea. Ecco, in quasi 400 pagine di report che purtroppo ho letto, Mario Draghi si è scordato di dire qual è la causa di questi problemi che ha avuto per 30 anni l'Unione Europea, cioè dalla sua nascita. Cioè, in parte lui, ma in generale è proprio la struttura dell'Unione Europea. Quindi è ipocrita questa cosa, anche perché chiede più spesa pubblica, ovviamente però solo per la transizione verde e per fare la guerra, dopo che però per decenni i paesi periferici dell'Unione Europea sono stati affossati a suon di avanzi primari, cioè di austerità.
Italia e Grecia su tutti, ma non solo. È realizzabile perché per quanto riguarda la spesa pubblica fatta con debito comune, come sempre da 30 anni a questa parte, anzi più di 30 anni perché già in fase di stesura del trattato di Maastricht, quindi da prima del 92, la Germania e i paesi centrali ovviamente, come hanno sempre fatto, hanno detto di no. Quindi è realizzabile da questo punto di vista. Quindi l'unico futuro dal mio punto di vista per i paesi europei è senza Unione Europea e senza Euro. Questo in estrema sintesi. Sì, assolutamente. No, ma infatti è proprio questa la domanda, no? Cioè, il punto è questo. Sta parlando una persona, una personalità, voglio dire, senza neanche infierire più di tanto, che però è stato ai vertici del potere, no? In Europa, no? Ecco, cioè, quindi nel momento in cui si fa un richiamo all'agonia, al decadimento dell'Europa, la domanda che mi sorge spontanea è: sì, ma abbiate pazienza, fino adesso che cosa avete fatto per evitare questo declino? E soprattutto vi rendete conto che nel momento in cui parlate di declino e agonia e poi tornate ai temi della decarbonizzazione, io non sono stata brava come te Gilberto, che però dico, ma ancora, cioè, dopo tutto questo, dopo le crisi dell'industria anche, voglio dire, tedesca, ancora torniamo su questi temi? Ma quindi ci state prendendo in giro? Cioè, capisci che qua veramente mi sembra un'ipocrisia, una contraddizione, ma di quelle anche belle pesanti. Massimo, tu che cosa ne pensi? Allora, ti dico che districarsi tra i pensieri di Mario Draghi è abbastanza complicato, come anche è molto complicato comunque spiegare la fascinazione che comunque, bisogna riconoscerlo, riesce a esercitare su molti nostri concittadini, no? Questo è un mistero, perché Mario Draghi è il remida di se stesso, cioè è esattamente il contrario del remida per quanto riguarda i popoli, per quanto riguarda noi, eppure è adorato da frotte di estimatori anche tra i nostri concittadini che lo reputano il competente, il migliore. E sinceramente non si spiega, quando si tratta di cittadini comuni che fanno fatica ad arrivare a fine mese, non si riesce a capire su cosa basino questo entusiasmo, perché farei notare che, come dicevi tu, Draghi è tra coloro che con le sue illuminate scelte, in particolare parliamo dell'adozione dell'euro, hanno trasformato il biblico alternarsi dei cicli economici di 7 anni di vacche grasse, a cui si alternavano 7 anni di vacche magre, nel fine vacche magre mai, okay? Perché noi ormai da quando siamo entrati nell'Europa siamo distrutti, cioè, siamo sempre più poveri, cioè, d'altronde basta vedere come sono cresciuti gli altri stati nel mondo, dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, al Giappone, eccetera, quanto siamo cresciuti noi, e si vede tranquillamente che il progetto euro è stato un fallimento, e sinceramente non si capisce, guardando i numeri, come la gente non riesca a rendersene conto. Okay. Poi vabbè, sul personaggio se ne possono dire N, cioè tu dici come fa ad avere questa prosopopea di porsi come il solutore di problemi che lui ha creato. Beh, è molto semplice, era uno specialista del cambio di casacca, cioè quando era studente era allievo di Federico Caffè, si va a laureare con una tesi in cui critica il piano della moneta unica europea, che poi diventa presidente della BCE e salva pure l'euro, con il suo whatever it takes. È passato da essere un keynesiano convinto a un monetarista integralista, per poi tornare adesso a respirare arie keynesiane, addirittura quasi MMTare, no? Insomma, uno che un giorno ti fa il Torino, il giorno dopo Juventus, poi torna a tifare il Torino. A me sembra che tifi molto per se stesso e quindi decida in base agli umori dei suoi sponsor cosa pensare. Ecco. Questo per fare una sintesi, secondo me, del perché ora tira fuori dal cilindro esattamente il contrario di quello che ha fatto. Ecco, però allora Tiziano, spero che tu riesca a sentire bene perché sei in viaggio, però insomma la tua opinione mi interessava. Ma chi possono essere questi sponsor? Cioè,
a questo punto qualcosa bisognerà che noi ce la diciamo su di chi è l'interesse primario a far sì che si debba continuare con questo delirio masochista che è l'Europa, che è l'euro, che è questa classe dirigente. Cioè, confortami tu, di chi è l'interesse, no? Chi è che ha interesse a fare tutto questo, tutta questa discussione intorno a qualcosa che noi come popolo comune già sappiamo ormai da anni, cioè che questo è un esperimento fallimentare e che non è affatto creato a vantaggio dei popoli europei, ma semmai di qualche elite, tra l'altro finanziaria, neanche più industriale. Cosa c'è dietro, secondo te? L'hai spiegato benissimo tu. Io personalmente distento con tutti voi in una cosa, ovviamente la mia è una battuta, che l'Europa non funziona. Per chi l'ha voluta così funziona benissimo. Chi è che l'ha voluta così? Finanze multinazionali. Questa è una struttura che serve, come già da molti anni, ma bravi economisti sottolineano, che non è altro che un travaso di ricchezza dai popoli, dalla miriade di piccole e micro aziende verso i grossi capitali, verso le grosse multinazionali. Del resto anche il piano di Draghi, che faccio un piccolo inciso, tendo a sottolineare, come ha detto Gilberto, la gravissima proposta di prendere decisioni per maggioranza e non più per consenso di tutti. Quindi questa è una cosa pericolosissima, perché noi già oggi non decidiamo più niente, ma dopo veramente una pietra tombale, diventiamo oggetti, come si dice, di oggetti nelle mani di questo capitale che noi sappiamo, abbiamo visto in più riprese, non ultima questa pandemia, come cooptare anche un solo membro della Commissione vuol dire avere in mano 27 paesi. Quindi quest'Unione Europea è stata fatta e concepita per questo. Che cosa fa il buon Draghi? Che lui sicuramente uno dei migliori, uno dei pochi che l'economia ha capito come funziona. Purtroppo sono 30 anni che lavora contro il popolo, contro il mondo del lavoro, contro le imprese, piccole, medie, micro. Quindi lui sa bene come funziona, e quando arrivava in situazioni molto molto pesanti per l'economia globale, si è inventato una volta il quantitative easing, oggi si sta inventando questi grandi finanziamenti che non si sa da dove tireranno fuori i soldi, perché lui ce l'ha spiegato, che la BCE potrebbe finanziare qualunque spesa pubblica, potrebbe finanziare qualunque iniziativa, qualunque manovra espansiva anche a livello europeo, perché ha soldi illimitati, ma non ce ne danno uno di quelli, per cui lì ci sarà, si parla di debito comune, si parla di un sacco, non faranno altro che amplificare la nostra situazione di paesi debitori, come che il debito pubblico fosse un dramma incredibile, e sotto l'euro lo è. Se fossimo dotati di una nostra valuta, di una nostra sovranità monetaria, il debito pubblico sarebbe esattamente un problema totalmente evidente. Tiziano, Tiziano, mi devi scusare, ma ogni tanto salti, quindi ti interrompo un attimo perché magari poi riprendiamo il discorso, perché magari parli e io alcune parole, non so se la mia connessione sono in movimento. Sono volevo in movimento, chiudere. Ma trovo No, ma infatti, vabbè, ma comunque quello che dovevi dire è arrivato molto chiaramente. Però io volevo chiedere a Gilberto questo: cosa vuol dire se noi dovessimo spiegare alle persone, no, che non ne sanno, voglio dire, di economia, cioè delle persone comuni, ma che cosa vuol dire debito comune? Cioè, qual è lo svantaggio? Che cosa significherebbe per noi? Allora, innanzitutto, se si vuol fare debito comune vuol dire che si va verso una maggiore integrazione europea, cioè verso i famigerati Stati Uniti d'Europa, ok? Quello di cui qualcuno ancora fantastica, e quindi se vuoi fare un debito comune a un certo punto arrivano anche i trasferimenti fiscali interni. Ma ripeto, stiamo parlando di fantascienza, perché è una cosa da cui da sempre, da circa 40 anni, la Germania, per bocca dei vari governi che si sono succeduti, la Corte Costituzionale tedesca e tutti i paesi cosiddetti centrali, cioè quelli della cosiddetta ex area Marco,
hanno sempre detto no, non c'è un momento in cui inizieranno a dire di sì, quindi il debito comune non è mai esistito per 32 anni e non esisterà mai in futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Unione Europea emetterebbe dei titoli come dei titoli di Stato dell'Unione Europea che poi verrebbero piazzati sui mercati e con quello finanzierebbe la spesa pubblica, o comunque dei titoli di Stato, ma ricordiamo che anche questo è vietato dai trattati, che potrebbe acquistare anche la BCE. Stiamo parlando di tutte cose che sono vietate espressamente dai trattati. Io ricordo che per fare una modifica anche minima dei trattati serve l'unanimità, quindi io ci tengo, cioè non è una mia posizione ideologica a dire che stiamo parlando di un quadro fantascientifico impossibile. Per modificare i trattati anche su cose insignificanti serve l'unanimità dei 27 paesi membri, e noi sappiamo che oggi ci sta una buona fetta di paesi membri che su queste cose, che non sono dettagli, perché l'emissione di titoli di debito comune acquistati o meno dalla Banca Centrale Europea non è relativamente importante, dicono di no. Basta un paese che dice di no per rendere questa cosa impossibile, ma vorrebbe dire appunto che verrebbe fatto un titolo che non appartiene ai singoli paesi membri, ma all'Unione Europea nel suo insieme. Ma poi ci sarebbero i soliti problemi. I soldi ricavati, diciamo, dall'emissione di questi titoli di Stato, come verrebbero distribuiti, con quali criteri, con quali vincoli attaccati di spesa? Chi decide per chi li spende e per cosa? Chi li assegna? Cioè, stiamo parlando della maggiore integrazione europea, gli Stati Uniti d'Europa non sono ipotizzabili perché non li vuole nessuno, non solo i paesi centrali, ma neanche quelli periferici. Quindi l'unica cosa che sarebbe eventualmente possibile è quello che noi abbiamo già visto con il Recovery Fund, col PNRR, che non è debito comune. Quelli sono soldi che poi vengono rimborsati dai paesi membri in base alle quote di contribuzione al bilancio generale dell'Unione Europea, il che vuol dire che questi 800 miliardi d'euro l'anno li ripagherebbe anche l'Italia per circa il 10%, quindi 80 miliardi d'euro l'anno, esattamente come farà col PNRR. E in più sono soldi che in parte arriverebbero anche a noi, ma come abbiamo visto esattamente col PNRR, con dei vincoli di spesa e di riforme attaccati veramente pesanti. Quindi tutto quello che propone Draghi non è realizzabile. Non è realizzabile il debito comune, non è realizzabile niente, come verosimilmente non è realizzabile neanche il frutto avvelenato del superamento dell'unanimità, perché un'altra di quelle cose che Draghi propone, come avete giustamente ricordato, è il superamento dell'unanimità per molte materie per cui oggi è prevista. Per cui lui propone: votiamo a maggioranza qualificata, il che vuol dire ulteriori cessioni di sovranità all'Unione Europea e minore democrazia interna, perché se non è neanche più il diritto di voto per una cosa a cui tu sei contrario e te la possono imporre a maggioranza qualificata, e sappiamo che la maggioranza qualificata dell'Unione Europea non comprende l'Italia, ecco, mettiamola così, sono gentile, e poi ripeto, c'è tutta questa ipocrisia che adesso chi ha causato i problemi di cui quasi tutti i paesi europei sono vittime, perché adesso anche la Germania paga il conto delle politiche che ha imposto a tutti gli altri paesi. È vero che se ne è avvantaggiata per lunghi anni, ma adesso anche la Germania sta pagando il conto. Per noi è una magra consolazione, perché purtroppo ci siamo largamente portati avanti col lavoro, ma se, come dite voi, vi andate a vedere i dati della crescita del PIL, del crollo della produzione industriale non solo italiano e tedesco, che la Germania viene da 14 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale, noi da 18 mesi, ma se andate a vedere i dati dal 99, cioè dall'introduzione dell'euro, è crollata la produzione. Allora, Spagna, Francia e Italia fanno da soli un terzo della produzione industriale di tutta l'Unione Europea. Non è crollata del 16% da quando abbiamo l'euro solo la produzione industriale italiana, è crollata pure quella spagnola del 12%, quella francese del 7%, quella greca e portoghese lasciamo perdere. Quindi la situazione è questa, e chi ha causato questi problemi non è credibile che si possa proporre come risolutore, e se anche volessimo prendere per buone quest'idea, va detto che tutte le proposte che sono fatte sono oggettivamente irrealizzabili, trattati europei alla mano. Perfetto, mi sembra molto chiaro, Gilberto, però allora sentendo, no? Cioè seguendo le fila del tuo ragionamento,
chiedo a Massimo, ma quindi questa convocazione di Draghi o questa telefonata, adesso dei dettagli non li so bene, so che comunque c'è questo contatto della Meloni con Draghi, no? Cioè, ma voglio dire, è mai possibile che si debba sempre andare oltre il buon senso, cioè che si debba obbedire a uno schema tale per cui comunque la Meloni parlerà con Draghi, Draghi forse suggerirà qualche cosa, sta di fatto che ci troviamo di fronte a un ex presidente del Consiglio che diceva che era un bene fare le sanzioni contro la Russia perché sarebbe morta defunta, che era un bene vaccinarsi se non morivamo tutti, che era necessario rinunciare ai condizionatori per salvare la guerra. Orale della favola, la Meloni chiama di nuovo Draghi, il quale auspica tutta una serie di soluzioni fantascientifiche, come giustamente diceva Gilberto. Perché non riusciamo a uscire da questa... È una domanda fintamente ingenua, Massimo, cioè è chiaro. Però è possibile che nessuno alzi un ditino? Cioè, com'è? Come la vedi tu questa cosa? È quell'inspiegabile fascinazione che ti dicevo, prima. Sinceramente io non riesco a capire come quest'uomo possa essere così apprezzato sia dalla gente comune che... dai nostri politici. Forse dai nostri politici lo capisco un po' di più, come ha avuto occasione di dire lo stesso Draghi, la politica e il potere sono un teatrino, okay? Ci sono quelli che hanno il potere e recitano per questo potere e lui ne fa parte, e ci sono quelli come noi che sono, insomma, le cacchette, passatemi il termine, e quindi devono subire. E lui in questa recita, in questo teatrino, è l'attore protagonista e purtroppo glielo facciamo fare. E i nostri politici gli danno le sponde, nonostante tutti anche gli insuccessi che ha avuto. Cioè, perché parliamoci chiaro, cioè, ha detto che la Russia sarebbe caduta in poche settimane, le sanzioni della Russia sono rimbalzate nelle nostre nobili terga, non in quelle dei russi, okay? Perché loro stanno crescendo, loro stanno molto meglio di noi a livello di potere d'acquisto, noi ci stiamo deindustrializzando grazie al fatto che gli stessi che nostri amici hanno fatto saltare il Nord Stream, quindi vorrei capire dove sarebbe questo profeta che tutti stimano. Poi anche una questione di coerenza, prendete per esempio la questione dei crediti fiscali, okay, che circolavano con il super bonus. Adesso tu sai, Katia, che io come è stato fatto il super bonus non lo apprezzo, okay? Perché secondo me è stato fatto male. Però lui, che ha bloccato sostanzialmente la cedibilità dei crediti fiscali, nel rapporto a pagina 38, nella parte della parte B, ok, parla degli investimenti energetici per ridurre i costi, le emissioni, eccetera, e parla proprio della cedibilità dei crediti, perché dice che sono attraenti per le imprese e per gli investitori. Allora mi chiedo, cioè la Meloni dovrebbe chiedergli com'è che per l'Italia non andava bene la cessione dei crediti fiscali, era una cosa cattivissima, mentre invece per la UE è una cosa buona. Cioè, proprio è un... Il problema è che esercita la fascinazione dell'uomo di potere, no? È l'uomo di potere che è affascinante di per sé, qualsiasi cosa dica. Dice una volta bianco, la volta dopo dice nero, va bene lo stesso. E nessuno gli chiede conto del fatto che tutto quello che ha detto o fatto adesso lo sta, o i fatti, o lui stesso lo sta smentendo. E purtroppo però è così, cioè non è spiegabile se non con... l'esercizio del potere fine a se stesso e di tutti i servi intorno, che per raccogliere le briciole, tra l'altro i nostri politici raccolgono non delle bricioline, raccolgono delle briciolone, okay? gli danno sempre ragione, qualsiasi cosa dica, qualsiasi cosa faccia, anche se la realtà è esattamente il contrario di quello che lui descrive. Però allora
Vediamo di fare dei ragionamenti, visto che parliamo di fantasia e fantascienza, facciamo un po' di fantascienza anche noi. Tiziano, come si può, secondo te, provare, non dico a smantellare, però provare anche un po' a scalfire tutta questa narrazione? Perché io mi rendo conto che dietro ci sono i media potentissimi che spingono, ma non solo Mario Draghi, ma anche altre figure, insomma, di potere, no? In Europa, per cui voglio dire, è un problema grosso. E quindi come facciamo a trovare delle soluzioni alternative? Cioè, qui ne va di mezzo la sopravvivenza di tutti noi. E non so, vorrei usare una frase che dice spesso Gilberto, no? Cioè, l'Europa va, dice una cosa bellissima, per cui l'Europa va annientata e sopra ci si deve cospargere del sale in modo che non ricresca più. Più o meno dice una cosa del genere, giusto Gilberto? È una frase che dice Come spessissimo. Cartagine, A me come piace molto, Cartagine. cioè, esatto, cioè Cartagine, deve fare la fine di Cartagine. Questa è bellissima, questa citazione. Ecco, però prima di arrivare lì, com'è che possiamo fare, no? Tu che sei uomo anche di iniziativa, sei un imprenditore, dove dobbiamo andare a giocare le nostre carte, noi che vediamo la realtà del quotidiano, insomma, proviamo a analizzarla. Beh, dunque, domanda molto difficile, anche un po' che porta una risposta piena di tristezza. Perché l'impresa è titanica, nel senso che stiamo scalando l'Everest a mani nude. Oggi la cosa più importante sarebbe riuscire a rendere la massa dei lavoratori, la massa delle imprese, piccole, renderli consapevoli di questo dramma nel quale siamo immersi da anni. E sta seguendo un copione che non cambia, è un lento, costante, continuo decadimento. Non c'è nulla da fare. Con questa strada che abbiamo imboccato, nonostante qualche tampone che fa l'amico Draghi per tenere in piedi questa struttura, probabilmente si potrà essere smantellata solo quando avrà fatto un sacco di macerie. Perché? Perché noi dovete sapere che oltre l'informazione completamente asservita a finanza e multinazionali, quindi al potere che era, diciamo che è ancella di questi grandi poteri, il potere politico europeo, veicolano messaggi totalmente falsi, fuorvianti, manipolatori, eccetera. Quindi, senza la consapevolezza della gente non ci può essere cambiamento. Allora, ci si può arrivare in due modi: o si trova una rappresentanza politica che attraverso le istituzioni e i canali tradizionali, le quali non potrebbero sottrarre la presenza di un partito presente in Parlamento, senza una rappresentanza appunto politica che porti avanti queste istanze, che apra gli occhi alla gente. Io purtroppo ritengo che non ci sia nessuna possibilità. Si è provato nel nostro ambiente diciamo, di persone che seguono queste problematiche da anni, vorrebbero cercare ricette per uscirne in qualche modo, ma purtroppo anche nel mondo diciamo, non so più come chiamarlo, del dissenso, c'è cioè chi lo chiama del dissenso, c'è cioè chi addirittura lo chiama il mondo dei risvegliati. Anche fra di noi, chiamiamo, ci metto anch'io, purtroppo non si trova quella coesione di intenti e quella forza e quella responsabilità di capire la tragicità di questa era, non dico periodo, dico proprio era. E quindi non avendo una voce che possa passare attraverso i canali tradizionali, perché se non appari in televisione, se non appari sui giornali, non esiste. E quindi o riuscire a conquistare un pezzo di visibilità, ma solo attraverso canali istituzionali ai quali si può attingere solo con un soggetto politico vero, preparato. È un peccato perché nel nostro mondo, diciamo, chiamiamolo ancora per definirlo del dissenso, abbiamo competenze meravigliose. Colgo l'occasione per rifare i complimenti, lui sa che ho una stima incondizionata a Gilberto per le sue competenze, per le sue grandi doti statistiche che sono per noi tesoro enorme, attingiamo a piene mani sui suoi aggiornamenti che parlano chiaro più di qualsiasi cosa. Però
cioè è l'evidenza dei fatti che Gilberto mette, ci sbatte davanti agli occhi ogni giorno. Noi che lo vediamo cerchiamo di comunicare tutti, ma si parla con la gente e la gente non reagisce, non ti crede. Ma se fosse così, una delle frasi più ricorrenti, ma se fosse così facile cambiare lo farebbero. Concludo sottolineando un altro fatto gravissimo, che oltre all'informazione, e qui ve lo dice un piccolo imprenditore che vive da oltre 50 anni nel mondo del mercato con mani lorde di sudore e di sangue, e vi dico che una cosa gravissima, non so come ci sia potuti arrivare a tanto, tutte le categorie di rappresentanza nel mondo del lavoro, lasciamo stare i sindacati dei lavoratori, ma anche nel mondo delle imprese, totalmente sordi a qualsiasi tipo di campanello di allarme, rifiutano, rigettano questi tipi di analisi, questi tipi di argomenti, perché vogliono mantenere a tutti i livelli lo status quo. Non possiamo fare affidamento più a nessun tipo di istituzione. Questo credo che sia la cosa più grave. Per cui, se non riusciamo, non succede qualche miracolo, arriveremo che peggioreremo fino al punto che forse la gente presa a morsi dalla miseria comincerà a reagire in qualche modo. Ma finché stiamo ancora abbastanza bene, speriamo di no. Io spero tanto di no, ma Tiziano, speriamo di no, dai. Ma no, dai, speriamo. Io voglio essere sempre ottimista, e quindi ormai siamo in chiusura, abbiamo proprio veramente un minuto, lo lascio a Gilberto, così anche lui ci dice che cosa ne pensa. Io sono, a parte che ovviamente condivido, e non lo dico per piaggeria, la stima con Tiziano, la stima reciproca, sono d'accordo, cioè la strada è quella, cioè o si entra nelle istituzioni, poi io sento chi dice ma la strada per l'istituzione è chiusa, dobbiamo creare delle nuove istituzioni dal basso che sostituiscano quelle esistenti. Per carità, può essere un'alternativa, non mi sembra più facile come strada da percorrere, ma qualunque sia, è ovvio che devi arrivare nella cosiddetta stanza dei bottoni, o perché cambi la stanza dei bottoni, quella esistente, con un'altra, o perché entri dentro in quella esistente. Io non vedo tante alternative, l'alternativa è continuare a subire le scelte altrui, cioè lasciare tutto così com'è e sperare che a un certo punto sia la Francia o la Germania a rompersi le scatole dell'Unione Europea, o l'Unione Europea ad autodistruggersi. Tutte possibilità, eventualità che sono possibili, ma che non risolverebbero i nostri problemi, perché io, e questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, l'uscita dall'Unione Europea e dall'Eurozona è un mezzo, non è un fine. Cioè non è che l'Italia esce dall'Unione Europea e dall'Eurozona e dal giorno dopo cominciano a crescere i salari, diminuisce il precariato, diminuisce la disoccupazione, le infrastrutture si creano da sole, le scuole si creano da sole, gli ospedali. Cioè il punto è che tutto quello che l'Italia dovrebbe fare per tornare a crescere, per diminuire le disuguaglianze, per diminuire i precari, i poveri, non lo puoi fare dentro l'Unione Europea e l'Eurozona. Ma una volta che sei uscito, queste cose qualcuno le deve fare, non si realizzano da sole. Il PIL italiano non guadagna i 500 miliardi di euro che ha perso, che non ha avuto di crescita negli ultimi 30 anni, solo uscendo dall'Unione Europea e dall'Eurozona. È un mezzo la sovranità, non è un fine. È un mezzo per poter fare quello che serve a far vivere meglio gli italiani e con meno disuguaglianze. Questo almeno è il mio punto di vista. Volevo chiudere con una battuta, se me lo consentite, tornando al report di Draghi. Ovviamente lui giustifica questa necessità di maggiore integrazione europea col solito discorso della globalizzazione. Gli Stati Uniti sono grandi, la Cina è grande, dove vanno i piccoli stati-nazione? A parte, come avete ricordato, non si capisce perché questa cosa non vale per la Corea del Sud, che ce l'ha qua la Cina, per il Giappone, che sta a metà tra Cina e Stati Uniti, no? È pieno di stati piccoli nel mondo che si barcamenano benissimo in mezzo alla globalizzazione e ai mega stati giganti, e invece Mario Draghi, ve la ricordate voi quella vecchia pubblicità? Quella del pennello, che si vede quello che va in motorino con quel pennello gigante, lo ferma il vigile e gli fa, mi scusi, ma che cosa sta facendo? Ah, voglio, quella in bicicletta! E dice, no scusate, ma io devo dipingere una parete grande, mi serve un pennello grande. E qui serve, no, serve un grande pennello grande. Non un pennello grande, è la stessa identica cosa.
l'Italia non avrebbe, a parte che la Cina esisteva anche prima dell'Unione Europea e della globalizzazione, quindi, e noi ce la siamo sempre cavata benissimo. Quindi ecco, sicuramente il recupero della sovranità è un obiettivo da perseguire, la strada non è facile, ma io non vedo alternative, perché ripeto, non ha neanche senso aspettare il salvatore esterno, che siano i tedeschi, i francesi, Trump, Putin, questo è un altro dei grandi problemi che ha questo paese, aspettiamo sempre che ci venga a salvare qualcuno, pensando di sostituire un padrone magari con un altro, quando forse la cosa più importante da capire è che se ci salviamo da soli, a noi non ci salva nessuno. Katia, mi permetti 30 secondi per chiudere con una botta di ottimismo, proprio 30 secondi che poi dobbiamo 30 secondi che dobbiamo chiudere, dai, sennò più italiani. Grazie. Per dire, Gilberto ha detto una cosa come sempre giustissima, e la sovranità, l'uscita dall'Unione Europea è il mezzo per poi cominciare a risorgere. Ecco, qui vorrei concludere con una nota positiva. Nel nostro mondo, fra le nostre competenze, abbiamo le migliori competenze al mondo, i migliori esperti per risolvere in tempi brevissimi, cambiare il destino dell'Italia, farlo tornare quel paese potente che era, perché, e questo lo dico come esperienza personale, abbiamo ancora la migliore manodopera del mondo e la migliore creatività del mondo. Abbiamo bisogno di un nuovo sistema paese e con niente si ritorna grandi. Noi sappiamo come fare. Ecco, forza e coraggio. Grazie. Bene, e con forza e coraggio io vi ringrazio tutti. Massimo, non so se volevi dire qualcosa anche tu in 30 secondi, e se no io sono d'accordo con quello che hai detto. Dai, 30 secondi anche tu, la nota positiva. Ah, la nota positiva è che appunto abbiamo persone che di buona volontà, ok? Quindi ci sono tante persone comunque che si stanno impegnando per cercare di divulgare, di rendere le persone consapevoli e di preparare anche un piano per risorgere come paese. Quindi questo è assolutamente positivo, quindi non ci sono solo energie negative nel paese, ma ci sono anche tante energie positive. Dobbiamo far sì che queste si organizzino in maniera tale da arrivare alla stanza dei bottoni, anche perché come Gilberto anch'io non credo che sia più facile creare delle strutture parallele che permettano di sostituirsi allo Stato, perché queste strutture parallele vanno bene fin tanto che sono piccole per sopravvivere e lo Stato le lascia sopravvivere, ma nel momento in cui diventano fastidiose, okay, lo Stato si preoccupa e le fa fuori, insomma, queste strutture parallele. Quindi bisogna entrare per forza nella stanza dei bottoni principali. Bisogna entrarci con persone però di buona volontà e che non pensino alla cadrega, ma pensino al servizio che devono fare al paese, pensino al benessere di tutto il paese, per riportare l'Italia a essere un paese dove le disuguaglianze non continuano a crescere, ma anzi devono assolutamente diminuire. Bene, io vi ringrazio, con queste parole positive ci lasciamo, alla prossima. Ringrazio Gilberto, ringrazio Massimo, ringrazio Tiziano, e alla prossima occasione di dibattito. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti e grazie alla padrona di casa. Grazie Katia e grazie ancora per l'invito. Una buona serata a Massimo e a Tiziano. Ricambiamo. Grazie.